E beh, ragazzi, sono Gilb e sono qui oggi tornato a portarvi il 18° video di gennaio. Per chi non lo sapesse, sì, sto facendo una maratona, facendo tutti i giorni di gennaio un video. Ho creato una playlist che appunto si chiama Maratona Gennaio. Se ve ne siete perso qualcuno, magari stasera o una di queste sere, mettetevi la playlist e guardatevi quelli che vi interessano di più. Detto questo, oggi ho intenzione di portarvi quelle che sono, secondo me, aziende da tenere sott'occhio. Io ce l'ho tutte in watchlist perché non ho ancora avuto il tempo di analizzarle perché sto facendo tantissime cose ultimamente ed è per questo che qua sotto nei commenti, se avete voglia, cercate di dirmi secondo voi quale di queste qua conviene iniziare a valutare il prima possibile. Detto questo, sono tutte aziende che secondo me sono potenzialmente aziende da paura. Il problema è che, come vi ho già detto, non ho avuto troppo tempo per analizzarle, ma sono tutte aziende che quando me le ero segnate in watchlist mi piacevano molto in generale. Detto questo, andiamo a vederle una per una. È ovvio che non posso farvi una spiegazione troppo elevata perché appunto non le ho ancora analizzate e non le conosco bene. Detto questo, la prima è Airbnb. Ci ho fatto un video riguardo, ma penso comunque la conoscete tutti perché semplicemente è quel servizio che vi permette di affittare o mettere in affitto appartamenti. Semplicemente collega le persone che vogliono affittare e quelle che vogliono invece mettere gli appartamenti in vendita. È un intermediario. La seconda è Beyond Meat, che nel caso in cui non la conosceste, cercatela su Google perché è davvero secondo me un business molto interessante. Semplicemente loro creano carne vegetale e secondo me è molto interessante anche perché il trend è in forte aumento. Tra l'altro fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Beyond Meat. Io non l'ho mai assaggiato, però se qualcuno di voi lo ha già fatto, magari qua sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Un'altra azienda che sto tenendo in watchlist è CrowdStrike, che è un business molto simile a Fortnite, però purtroppo questa qua non ho ancora avuto il tempo di analizzarla. Come vedete è in forte crescita negli ultimi anni. Appena avrò il tempo di analizzarla lo farò e vi dirò effettivamente se secondo me conviene investirci. Un'altra è DoorDash, che è semplicemente un po' la rivale di Grubhub o Just Eat. Diciamo, è semplicemente un'azienda che permette alle persone di ordinare nei vari punti vendita da mangiare e semplicemente questo fa l'intermediario, cioè porta da mangiare le persone. Molto semplice. Altre due aziende molto interessanti che sto cercando di avere il tempo di analizzare sono Doyu e Ouya, che trovate qua. Sono semplicemente due aziende che hanno deciso di fondersi e sono due piattaforme di streaming per quanto riguarda soprattutto i videogiochi all'interno della Cina. Appena avrò il tempo di analizzarla vi dirò di più, ma sono due aziende molto in crescita. Questo è il grafico di Doyu, mentre quello di Ouya è molto simile. Sono due aziende molto simili che hanno deciso di fondersi insieme. Un'altra azienda che sto seguendo è Fiverr, che semplicemente è una piattaforma, se non ricordo male, israeliana, sì, effettivamente israeliana, che permette alle persone che tendenzialmente hanno delle capacità di vendere e offrire servizi all'interno di questa piattaforma qua, cercando di trovare professionisti che siano disposti appunto a fronte di un corrispettivo di eseguire lavori e servizi in generale. Un'altra azienda molto interessante è HubSpot, che vabbè, il grafico lo vedete voi, ma è un'azienda in forte crescita ed per quanto riguarda il settore del cloud. Un'altra è Intuitive Surgical, che ragazzi miei, questo è un settore un po' strano, non saprei manco spiegarvelo troppo bene, ma semplicemente offrono assistenza robotica all'interno delle sale operatorie. Non so spiegarlo bene, ragazzi miei, perché non è un settore che conosco bene, però mi ricordo che me l'ero segnata perché è un'azienda molto interessante. Semplicemente costruiscono robot che permettono ai chirurghi di lavorare non direttamente sul paziente, ma di lavorare attraverso dei macchinari che appunto loro forniscono. Ed è un business molto interessante che tendenzialmente può avere grandi riscontri in futuro, ma appena avrò il tempo di analizzarla lo farò. Un'altra molto simile a Fiverr è Upwork, che è molto interessante. Shopify è semplicemente, ma comunque penso la conoscete tutti, Shopify è semplicemente un sito che vi permette di vendere prodotti online. Molto molto interessante. Un'altra azienda molto interessante è Uber, che penso conoscete tutti, è semplicemente uno dei tanti rivali dei taxi insieme a Lyft. Io ho sempre utilizzato i servizi Uber e sono sempre stato soddisfatto. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il fatto che abbiano abbandonato un po'
il progetto per quanto riguarda la guida autonoma, quello non mi ha fatto troppo impazzire. Un'altra azienda molto interessante è Pinduoduo, ed è un'azienda cinese nel settore dell'e-commerce, ha avuto una crescita spaventosa negli ultimi anni e appena, appunto, come vi dicevo, avrò il tempo di analizzarla, lo farò. Per quanto riguarda il settore dell'elettrico, abbiamo NIU, che non è la NIO, ma è NIU, e offre motorini elettrici, anche qua in forte crescita, ma non ho avuto tempo di analizzarla, quindi non l'ho ancora comprata, perché finché non le analizzo, non le compro, ce le ho lì, però appena avrò tempo lo farò. Un'altra azienda interessante è Lululemon Atletica, che offre prodotti per l'atletica ed è in forte crescita. E le ultime tre sono Walmart, che penso conoscete tutti, semplicemente è una grandissima, grandissima catena di articoli o servizi, comunque a prezzi molto bassi, è famosissima in America, come vedete gestisce all'incirca 11.600 negozi ed è molto molto interessante, anche perché stanno cercando di muoversi molto per quanto riguarda l'e-commerce, quindi è molto interessante da tenere sott'occhio. Due altre aziende molto interessanti sono Teladoc e Viva Systems. Questo qua opera nel settore del cloud, ha una fortissima crescita. Questa forse l'avevo analizzata, ma non avevo ancora trovato un bel punto di ingresso per quanto riguarda sempre la price action. Mentre per Teladoc non mi ricordo nemmeno bene in che settore operi, però vediamo un po'. Se non ricordo male, esatto, è la telemedicina, se non ricordo male, però diciamo che non la conosco bene, quindi non sto qua a spiegarvelo troppo, anche perché nel momento in cui effettivamente vedrò che ha una buona possibilità di crescita, vi farò un video a riguardo, ma finora non vi dico più di tanto. Queste aziende qua sono tutte aziende in forte crescita, anche questa qua, sono tutte aziende molto molto interessanti che però voglio analizzare bene. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua, seppur breve, vi sia piaciuto. Questo nei commenti, lasciatemi appunto il vostro parere e niente, ragazzi, vi chiamo al prossimo video.